Ilario Pensosi, direttore sportivo, a cui do il benvenuto qui sulle Fonti. Buonasera, grazie dell'invito, un piacere far parte della vostra trasmissione. Ecco, Ilario, innanzitutto, insomma, gli italiani si sono schierati rispetto a questa questione, ovvero se il calcio meriti o meno, aiuti statali. Diciamo che la maggioranza, degli intervistati di questo sondaggio, ricordiamo tifosi e non di tutte le età, si sono espressi in maniera quasi unanime, dicendo che il pallone è già un settore abbastanza ricco, e che se non riesce a superare la crisi da solo, sono un po' problemi suoi, insomma, però non può ambire a dei soldi che invece dovrebbero essere destinati a ben altri settori e ad altre finalità. C'è chi invece, una minima parte, ma comunque essendo un dibattito la prendiamo in considerazione, afferma il contrario, ovvero che il calcio, essendo un'industria importante del paese, la terza industria del paese, beh, deve essere aiutato come esattamente le altre. Innanzitutto, ecco, che cosa ne pensi rispetto a questa dicotomia tra favorevoli e contrari ai ristori del calcio? Sai, i ristori rientrano nel cosiddetto fenomeno del decreto Sì. ed era una cosa indispensabile perché è inutile nascondere che il calcio è un'industria e rientra tra le 10 industrie più importanti del panorama italiano. Genera un fatturato importante, parliamo di quasi 3,6 miliardi di euro solo in Italia, a fronte di 25 miliardi di euro in Europa. Per cui i ristori in quel momento rappresentavano qualcosa di fondamentale, soprattutto per i club professionistici. Poi c'è stato anche un grande sostegno da parte del CONI, anche per le squadre dilettantistiche che hanno vissuto un momento non ben felice. Diciamo che i ristori era una manovra transitoria. Sono d'accordo con il pubblico nel merito a lungo termine di non favorire questi ristori, ma in quell'occasione rappresentava una prerogativa fondamentale al fine di sostenere l'economia del calcio, perché ricordiamo che le squadre hanno ridotto i loro margini di ricavi e si parla di quasi 1 miliardo di euro che sono persi tra stadio, sponsorizzazioni, biglietteria, merchandising, marketing, quindi era un misura indispensabile. Certo, ecco, indispensabile in quel momento appunto di crisi, di difficoltà legato al Covid. Qui naturalmente i dati si riferiscono più al lungo periodo, cioè una volta appunto chiusa la parentesi, dell'emergenza, il calcio deve camminare, con le proprie gambe, secondo appunto, gli italiani. Però, il calcio, il mondo del calcio si ritrova in una situazione che comunque ancora oggi non è affatto, semplice, da gestire, e lo vediamo anche attraverso le decisioni delle squadre, insomma, alle prese continuamente con, da una parte sì, il tentativo di rafforzamento delle squadre, ma dall'altro anche la necessità di tenere a bada i conti, dei bilanci, di ridurre gli sprechi, e le spese. E insomma, il quadro non è semplice, da gestire. Come se ne esce da questa impasse? Se ne esce se c'è la rivoluzione culturale, nel senso che il governo ha intrapreso grandi misure a favore dello sport in genere e del calcio soprattutto, perché il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha favorito uno stanziamento di quasi 1 miliardo di euro per lo sport, grazie anche al contributo della Vezzali, dove 300 milioni di euro sono stati destinati alle strutture sportive e scolastiche, soprattutto 700 milioni di euro alla creazione di nuovi stadi nuovi o la ristrutturazione di nuovi stadi. Quindi il governo in tal senso si è mosso. Poi c'è stato il decreto crescita, che è un'altra misura importante per il calcio, perché favorisce soprattutto l'agevolazione fiscale, perché la Sì. tassazione si riduce. Con il nuovo emendamento approvato ultimamente dal Senato, con Danilo Nicini, senatore del PD, c'è stata questa modifica dove è appannaggio di coloro che hanno un ingaggio da 1 milione di euro superiore e sopra i 20 anni. E per cui ha favorito sia, questa era una misura adatta si chiama per l'impiantamento dei cervelli in Italia, sia per gli stranieri che per gli italiani, ed era per coloro che non risiedevano da 2 anni di residenza in Italia, che potevano tornare in Italia dopo 2 anni. Diciamo che Certo.
Diciamo che era una misura all'inizio fatta appositamente per aumentare l'appeal del calcio italiano, che per me oggi è secondario, su questo sono d'accordo con il pubblico, perché rispetto noi siamo molto, abbiamo un divario enorme con l'Europa e con il mondo, però ci sono anche altre prerogative che ne parliamo dopo. Dopo c'è stata questa modifica, a me è piaciuta tanto, perché uno va a favorire, dopo ne parliamo, i settori giovanili, soprattutto i talenti del calcio italiano, sì, che oggi sono molto ridotti, per cui questo va a parlare soprattutto della valorizzazione dei talenti e dei settori giovanili italiani, e uno e due va a favorire soprattutto il ritorno dei campioni, che sono quelli che danno poi quel tocco in più per far ritornare il calcio ai livelli che noi sappiamo. Anche perché è inutile girarci intorno, è vero che non abbiamo un gran momento, ma i migliori allenatori al momento sono quelli italiani e ci invidiano tutto il mondo. Purtroppo la questione per il calcio è dovuta anche ad altre prerogative. Ecco, è interessante questo punto, ecco, del decreto crescita, perché come dici giustamente è una misura che consente di attirare ovviamente i campioni nel nostro campionato, però gli italiani hanno una visione diversa, dicono in realtà meglio essere meno competitivi anche a livello europeo e diciamo accontentarsi tra virgolette ancora per qualche stagione, però mettere al riparo i bilanci e quindi diciamo ritornare in linea dal punto di vista economico e poi pensare da lì alla ricostruzione. Ecco, secondo te queste due esigenze possono bilanciarsi oppure sono diametralmente contrapposte? Per essere subito competitivi bisogna spendere e non si può pensare ad una programmazione a lungo termine. Buzzi, mi fai una domanda, mi tocca in maniera personale, perché questo è un tema che ho affrontato da molto tempo, mm-hmm. perché in Italia, parliamo, ora ci rapportiamo con la rivoluzione culturale, cioè in Italia non è un paese che aspetta, e le tocchiamo ogni giorno, quindi quando il pubblico mi dice che dobbiamo aspettare e poi sono il primo, prima loro che non vogliono aspettare, mi viene un po' da sorridere. Due, è ad appannaggio a ogni singola società, perché se si parla di Juve è un discorso, perché ha altre prerogative, altri obiettivi. Si parla di un Sassuolo e gli obiettivi sono ben variegati, quindi ad appannaggio della singola società. Tre, noi siamo in uno stato dove lo sport è in sintonia con la politica e la politica è in sintonia con l'economia. Certo. E sono tre simbiosi da coniugare, perché è inutile dire in Europa il calcio vive una realtà a sé stante come lo sport. Tu vai in tanti stati europei, lo sport è una realtà indipendente dalla politica. In Italia c'è il CONI, ci sono le federazioni, c'è il ministro dello sport, per cui deve essere a una serie di indicazioni tali da sia da rispettarle che da ottemperarle, perché è inutile dire aspettare. Io sono a favore, per aspettare ci vogliono 10 anni in Italia, e parte da una serie di considerazioni, dalle strutture sportive, dagli stadi, sì, dalla rivoluzione culturale dei tifosi, dalla violenza con il razzismo che si instaura nel fenomeno sportivo, parte dai settori giovanili, parte dalle riforme fiscali, quindi sono prendendo considerazioni che se uno vuole rispettare deve attendere almeno 10 anni. Non credo che dopo 2 fallimenti con le nazionali, mm-hmm. per i mondiali, nonostante la vincita dell'europeo che attribuibile solo per me, solo a mister e non alla qualità dei calciatori, possiamo dire che l'Italia è un paese che aspetta, perché lo vediamo e lo tocchiamo tutti i giorni questo. È verissimo, guarda, un discorso interessante e sicuramente sì, possiamo affermare che qua insomma c'è fretta, non c'è una grande possibilità, soprattutto come giustamente sottolineato a livello dei grandi club, però prima poi di vedere anche tutte le misure che potremmo proporre, che gli stessi italiani propongono per cercare di sistemare un po' la situazione a livello economico, è vera questa, ecco, voglio tornare su questo punto della fretta.
fretta, insomma, nel vincere e della mancanza di progettualità, che è verissimo e l'abbiamo constatata. Però c'è un'eccezione, cioè il Milan dell'ultima stagione ci dimostra il contrario, ci dimostra che, insomma, anche con una squadra di non campionissimi, ma anzi di giovani guidati magari, ecco, da un allenatore e da un punto di riferimento importante come Zlatan Ibrahimovic, possono esprimersi e possono addirittura ad arrivare, insomma, ad accaparrarsi il premio grosso, ovvero lo scudetto, come nessuno si sarebbe mai aspettato. È vero per tre semplici motivi. Uno è la nuova era del calcio, perché ieri l'ho detto a un convegno, il calcio è stato, io appartengo a quel calcio dei tifosi, della passione, della vittoria assaporato con merito, però il calcio oggi è un'azienda dove lo Stato rappresenta la sede dell'impresa e la società rappresenta l'impresa vera e propria con i suoi fatturati, bilanci. Questo per dirti cosa? Che in Italia abbiamo solo quattro squadre che fanno un'origine imprenditoriale italiana, e sono la Juventus, l'Udinese, la Lazio e il Sassuolo. Le altre sono di origine filo americano, filo cinese e ora anche filo canadese. Sì. Questo tipo di imprenditore, oppure di imprenditori, o come si voglia chiamare, ha una cultura, è una storia, un'origine diversa dalla concezione del calcio. Se tu fai il caso del Milan, gli americani non hanno altro concezione del calcio, simile all'NBA, cioè nel senso che loro interpretano il calcio come un business, per cui il loro business è favorito da altre situazioni. Difatti il Milan sta provvedendo, perché gli americani sono stati molto chiari, soprattutto la nuova cordata, dello stadio, delle strutture e degli esercizi commerciali intorno, e l'origine del Milan parte da lì, perché questa era la cultura di Elliott, cioè Elliott dava un tetto massimo che ora verrà introdotto con le nuove misure, ho letto, del salary cap esteso della parte dell'UEFA, che dà un tetto massimo per gli ingaggi per i calciatori. Quando tu hai un tetto massimo, poi di conseguenza la scelta politica economica, soprattutto gli acquisti dei calciatori, di conseguenza, perché o prendi i giovani in rampa di lancio o prendi i giovani da fermare, da valorizzare, che puoi tenere per aumentare la rosa del club oppure per aumentare la plusvalenza eventuale. Così, poi due, c'è stata la scelta di due grandi dirigenti, Massaro e Maldini, sì, che hanno sposato appieno il progetto di questo Milan, hanno portato in 5-6 anni poi alla vincita dello scudetto. Ricordiamo che Milano vince da 8 anni, per cui, ecco, quindi i tifosi lì sono stati capaci, perché all'inizio i tifosi, i primi 2 anni, quando ci fu l'avvento cinese, c'erano parecchie contrasti, poi hanno capito che il nuovo calcio è così, hanno aspettato. Occorre che tutte le squadre si adeguino alla cultura dei tifosi del Milan, perché il Milan per vincere lo scudetto ha 8 anni, tra cambiamenti societari e tanta programmazione, e questo è uno dei punti vincenti. In Italia c'è poca programmazione, lo dico da tempo, soprattutto per il settore giovanile. E tre, è stata la scelta del mister, che coadiuva va appieno tutto l'assetto organizzativo, societario, economico della società. Certo, assolutamente sì, insomma, una pluralità poi di fattori che ha portato a questo risultato totalmente inaspettato. Hai fatto bene a introdurre anche il tema dei fondi di investimento, che eravamo abituati a vedere soprattutto in Premier League, ecco, le società americane che si interessano al calcio europeo come appunto anche fonte di business, e adesso ormai le stiamo vedendo anche all'interno del nostro campionato. Ma io ti chiedo, innanzitutto, effettivamente, se secondo te possono portare un beneficio al calcio italiano o, come già sottolineato, sono qua in realtà per fare i propri affari, per fare il loro business, al di là dei risultati che possono ottenere sportivamente parlando? E poi ti chiedo come mai questi fondi di investimento sono ancora attratti da questo prodotto calcio, che così appunto sembra in grossa difficoltà, ma evidentemente c'è ancora un appeal da parte della Serie A. Ma allora, nel primo punto, diciamo che i fondi di investimento sono attratti dal calcio italiano per una serie di considerazioni, perché l'Italia, nonostante ciò, ha ancora il suo appeal, soprattutto per un registro culturale. Il secondo è dovuto al fatto che quando tu hai un pool di imprenditori provenienti da un'altra cultura, non dico che l'Italia si deve adeguare, ma verosimilmente si deve attenuare, perché tutti i pool di imprenditori che vediamo, ora leggevo stamattina la Gazzetta che Fredolin, ora
attuerà il nuovo stadio a Roma nel 2026, sarà già pronto, una sede già scelta. Diciamo che i punti imprenditori rimangono se ci sono le condizioni che rimangono. E non a caso questa è la disparità tra Italia e il resto dell'Europa, Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, per dirti gli altri competitors calcistici. Perché? Perché tutti gli imprenditori esteri hanno come management, hanno come assetto economico e strategico la sostenibilità, il controllo dei costi e la solvibilità, che sono i tre punti forza che ha dato anche i tre punti che ha dato l'UEFA quando ha modificato il fair play finanziario. Per cui i nuovi asset partono dalla solvibilità, cioè la capacità di far fronte ai debiti eventuali contro i creditori, i giocatori, i partners commerciali, poi il controllo dei costi e poi la sostenibilità. E per fare questo occorrono stadi, strutture, esercizi commerciali, perché gli investitori all'estero vogliono trarre guadagno, quindi investiranno con centri commerciali, con degli esercizi commerciali di varia natura e poi dall'agevolazione fiscale, perché al momento noi abbiamo la più alta tassazione fiscale. Leggevo ieri solo 24 ore che siamo nello sport tra i primi tre, insieme a Turchia e Grecia. E poi l'altro punto sono i diritti TV, che quello è il punto cruciale per assottigliare il divario. E con i diritti TV c'è stata alcune modifiche con la legge Melandri, ora c'è stata l'ultima modifica ottenuta con il ministro Casini. Però ancora oggi, però ancora questo non basta. Poi per il secondo punto, e concludo, per il secondo punto, per far fronte a questo, noi possiamo dare un appello al calcio italiano facendo entrare anche tanti imprenditori italiani, perché gli imprenditori italiani ci sono per acquistare le società in Italia. Però per far ciò occorre che ci vuole un omologamento delle direttive dell'Unione Europea, perché in Italia siamo resti ancora a questo, e è una rivoluzione culturale che parte dalle scuole, dall'istruzione, dallo sport e dalla politica. Certamente, beh, anche dalle strutture naturalmente, perché purtroppo constatiamo insomma che proprio i ragazzi hanno difficoltà a trovare anche i luoghi poi dove fare sport, ma semplicemente anche educazione fisica all'interno dei licei che non hanno le strutture adeguate, e quindi è un punto questo su cui intervenire, senza dimenticare poi anche la tendenza comunque sempre minore da parte dei ragazzi di praticare sport, perché sono intervenuti altri tipi di interessi, soprattutto la tecnologia. E quindi il calcio deve misurarsi anche con questi nuovi competitor. Ma torniamo, ecco, alle soluzioni proposte appunto per cercare di uscire dalla crisi per quanto riguarda il mondo del pallone, perché appunto gli italiani si sono espressi dicendo no, basta ristori, basta soldi statali, uscite in maniera indipendente insomma da questo pantano in cui vi ritrovate, e vediamo insomma quali sono le soluzioni proposte. Lo facciamo attraverso il nostro cartello grafico, le abbiamo un po' riassunte, no? Ecco, non questo, non il decreto crescita, eccolo qua, le misure per rilanciare il sistema, i vivai appunto per favorire la crescita dei giovani, il 91% degli intervistati si è detto favorevole, l'introduzione di un salary cap in stile NBA favorevole al 90%, la limitazione del potere dei procuratori, delle richieste di commissione, anche qui un 90%, 89% per quanto riguarda la revisione dei modelli appunto di concessione dei diritti TV, e poi ancora lo smantellamento delle procedure per favorire appunto la costruzione degli stadi di proprietà, e non abbiamo un plebiscito, ma comunque una percentuale interessante, 62%, per quanto riguarda l'organizzazione autonoma di tornei, ovvero la Superlega. Ricordando anche la fonte, il sondaggio di SVG di questa società per In Rete, e ringraziamo naturalmente per averci fornito questi dati. Ecco, insomma, sono tutte queste le misure possibili, eventuali per rilanciare il sistema calcio. Abbiamo accennato al salary cap, alla costruzione degli stadi di proprietà, ai diritti televisivi. Ecco, tra tutte queste, secondo te, Ilario, qual è la più urgente, e soprattutto quale sarebbe anche la più utile per dare una mano immediatamente al sistema? Giovani, stadi e strutture. Sì.
poni le basi per lo sport in genere, ma anche per il calcio soprattutto, perché leggevo un dato, negli ultimi 10 anni noi abbiamo investito 150 milioni di euro per lo stadio, sono state costruite solo 5 stadi. In Europa negli ultimi 15 anni sono investiti 2,5 miliardi di euro di stadi di proprietà, il che porta a un divario incredibile, perché se pensiamo alla Juventus, che è stata la prima fucina cardine degli stadi privati, prima della pandemia portava quasi 70 milioni di euro di ricavi sullo stadio, e quindi aumentava il 60, quasi fino al 60% in più i ricavi totali complessivi della società. Poi l'hanno accompagnata anche altre società. Quindi questa è la prima misura. Le strutture sportive di proprietà, perché strutture sportive vuol dire rilanciare i vivai, valorizzare i talenti, vuol dire avere personale adeguato, vuol dire formare i futuri talenti per la nazionale italiana, vuol dire rilanciare il format italiano. Vuol dire far ritornare i campioni italiani a livello di una volta, perché tutti ci invidiavano, e per cui è una serie di considerazioni. L'altro sono i giovani, perché la legge dei giovani in Italia sono tante misure che la FIGC ha provveduto e che Gravina farà con la riforma del calcio, se voi ne parliamo dopo, che è uno dei punti cardini, perché i giovani ne abbiamo pochi. E lo vediamo in nazionale quello che è successo, il tracollo. Meno male, negli ultimi tempi sto parlando di tanti talenti italiani, e vedo tanti che sono attirati anche da squadre importanti del panorama estero e mondiale. Sono contento, perché almeno avremo dei giovani da cui puntare sulla nazionale. Detto questo, il tema dei giovani è fondamentale, perché purtroppo in Italia esiste poca programmazione. Poca programmazione vuol dire che ci sono tanti cambiamenti societari e tanti asset, soprattutto a livello del settore giovanile. E i giovani sono purtroppo, purtroppo poi sono in prima causa. Noi abbiamo dai 16 anni in poi più del 33% di stranieri che giocano, e in primavera la maggior parte, il 40%, sono di origine straniera. Non è colpa dei stranieri. È inutile dire c'è troppi stranieri in Italia, perché la verità è che la qualità dei talenti italiani oggi è nettamente inferiore a quella estera per una serie di motivi. Non a caso vedi tanti ragazzi di origine straniera che a 18 anni sono pronti per la prima squadra, e vedi tanti ragazzi italiani che a 23 anni ancora non riescono a fare una serie B. E quindi le motivazioni sono tante, ci vorrebbe un'altra puntata per questo. Certo. Però la situazione è questa. La legge Melandri, con la modifica anche di Liotti, e poi l'ultima modifica dovrebbe rilanciare di nuovo la valorizzazione dei talenti, dei vivai, con la quota in più, che parla quasi al 15%, e i nuovi punti, soprattutto il fair play finanziario modificato da Seferin nell'ultimo, dovrebbero ancora incentivare la valorizzazione dei giovani, perché si prevede una quota molto maggiore, soprattutto se uno sfora dei 60 milioni di euro previsti, perché sono eliminati i break-even, cioè il pareggio di bilancio, per dare una maggiore possibilità, in caso di sforamento, di destinarli alle infrastrutture giovani. E poi l'ultimo è il decreto crescita, perché il decreto crescita, con la modifica, dovrebbe favorire in tal senso i giovani. E poi sono già delle procedure in Lega Pro, per esempio c'è il monitoraggio degli under, che favorisce l'utilizzazione dei giovani tra i 18 e i 21 anni. E in Serie D, nel dilettantismo, ci sono l'obbligatorietà degli under. Quindi c'è tutto per fare bene nel calcio. Ecco, Ilario, un'ultima cosa, perché tra le varie misure, ne hai citate ovviamente alcune, quelle più urgenti, ma l'ultima voce era molto interessante, quella legata alla Superlega, un progetto che insomma adesso sembra accantonato, che però in realtà resta ancora sullo sfondo, diciamo così. E che cosa ne pensi? Sarebbe effettivamente una soluzione quella di creare questo campionato di grandi club, con naturalmente anche il coinvolgimento di fondi di investimento che finanzino insomma questa lega alternativa? Beh, i tifosi sono già schierati apertamente, soprattutto quelli della Premier League, che sono scesi in piazza dicendo no, assolutamente noi una manifestazione così non la vogliamo. Abbiamo già la Premier, abbiamo già la Champions, che sono delle competizioni meravigliose, che consentono anche alle squadre di guadagnare parecchi soldi. Ecco, la Superlega ormai possiamo darla per morta oppure no? Per me no.
Per una serie di motivi, i tifosi non vogliono la Superlega, ma la nuova Champions fa riferimento ai criteri della Superlega che avevano indetto 11 club europei nel tempo della pandemia, perché è inutile che serve, perché i disastri dell'UEFA e della FIFA sono stati tanti e innumerevoli, e non so qui perché il format della Champions era logorante e obsoleto. Per cui i maggiori club europei, per indici di fatto in bilancio, si erano un po' annoiati e giustamente sono ribaltati a questa situazione con la Superlega, perché la Superlega, diciamo, è una ribellione di questi club più importanti del mondo, perché l'UEFA e la FIFA non hanno stanziato le misure adeguate al fine di considerare un format innovativo, di successo e competitivo. E anche per la considerazione dei ricavi, perché è un format che prevede più costi che ricavi, ecco perché subentra la Superlega. Poi c'è stata tutta la vicenda che noi conosciamo, però oggi, alla presentazione della nuova Champions, insieme a Seferin e al Kaafi, il presidente del Paris Saint-Germain, che è anche il presidente dell'FCA, cioè è il punto cade di tutti i club europei. Hanno fatto che cosa? Hanno prelevato tutte le misure della Superlega in tutta la Champions, con la differenza che la Superlega prevedeva minori squadre con più alto tasso di competitività, invece la Champions è passata da 87 squadre a 110 squadre per partecipare, con l'introduzione della solvibilità, del controllo dei costi e del salary cap, che quelle erano le misure diciamo a fine della Superlega, quindi non è cambiato essenzialmente nulla. Io credo che è una Superlega modificata, convertita a nuova Champions che verrà nel 2024. Quindi per me Seferin non ha fatto altro che prelevare tutte le misure della Superlega e riportarle nella Champions. E dopo non posso che io dare benestare al presidente del Madrid della Juventus, perché non che hanno ragione in tal senso. La Superlega è come se esistesse, ma l'ha modificata la nuova Champions. Chiarissimo, chiarissimo Ilario. Io ti ringrazio per questa panoramica davvero approfondita, insomma, su un tema di rilievo, quello appunto della crisi, del mondo, del calcio, come se ne esce, insomma, le soluzioni in realtà ci sono diverse, non ne basta una, non abbiamo nessuno ha la bacchetta magica o la formula definitiva per uscire così dall'impasse e dalla crisi, ma appunto tutta una serie di misure, che adottate in maniera complementare possono aiutare, il mondo del pallone. Grazie davvero per essere stato qui alle Fonti e per aver contribuito, insomma, ad analizzare questo aspetto insieme a noi. Grazie mille, bellissima puntata, sono stato benissimo.